Il premier ungherese Orbán è stato sconfitto dal voto dell'Europarlamento, via libera alle sanzioni contro Budapest per aver violato i principi democratici fondamentali. È la prima volta nella storia dei trattati europei che viene applicato l'articolo 7 sulle sanzioni nei confronti degli Stati membri. Voto diviso per i due partiti al governo in Italia, Movimento 5 Stelle a favore e la Lega contro. Reddito di cittadinanza, pressing dei 5 Stelle sul Ministro dell'Economia. Dobbiamo andare avanti con determinazione per realizzare ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale, ma non abbiamo mai parlato di dimissioni di Tria, dice Di Maio. I pentastellati chiedono che siano destinati 10 miliardi di euro per la realizzazione dell'intera operazione. Il capo dello Stato Mattarella dalla parte dei magistrati: non sono chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma la legge e le sue regole che valgono per tutti, anche per gli esponenti politici. Immediata la risposta del vice premier Salvini: ha ragione, ho rispettato la legge e chiuderò per sempre i porti a scafisti e a trafficanti di umani. Minacce di morte intanto alla PM che ha indagato il ministro dell'Interno per sequestro di persona. Potrebbe arrivare già oggi nel Consiglio dei Ministri il decreto di Genova con il governo che tira dritto sull'affidamento a Fincantieri, affiancata da Italferr per la costruzione del nuovo ponte. Nella bozza del decreto si istituisce una zona franca urbana e si promettono sgravi fiscali e contributi per le imprese colpite. Si tratta sul nome del commissario. Sono le 7.30, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano parliamo del voto al Parlamento europeo di Strasburgo, che si è espresso a favore dell'apertura di una procedura contro l'Ungheria e la politica di respingimento del premier ungherese Orbán. Un voto che ha visto i partiti della maggioranza di governo italiano divisi, con il Movimento 5 Stelle che ha votato contro e invece Salvini che ha votato a favore. Vediamo. Con 448 voti a favore, 197 contrari e 48 astenuti, l'Assemblea di Strasburgo ha approvato la risoluzione presentata dall'europarlamentare olandese dei Verdi, Judith Sargentini, un atto di accusa nei confronti dell'Ungheria per aver violato i valori democratici alla base dell'Unione Europea, come la violazione dell'indipendenza della giustizia, la libertà della stampa e i principi fondamentali in difesa degli immigrati. È la prima volta che il Parlamento di Strasburgo attiva l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, che prevede, alla fine di una lunga procedura, pesanti sanzioni per Budapest, fino alla sospensione del diritto di voto per lo Stato membro che non abbia rispettato i valori fondanti dell'Unione. Ipotesi piuttosto remota, considerato che il dossier deve prima passare dal Consiglio Europeo, dove i capi di Stato e di Governo devono deliberare all'unanimità. L'esito del voto all'Europarlamento era scontato dopo l'attacco frontale da parte del premier nazionalista ungherese Viktor Orbán, che si era difeso attaccando: nessun passo indietro sulla difesa delle frontiere né sull'accoglienza dei migranti. Di certo il segnale politico è forte. Sul fronte europeo il Partito Popolare si è spaccato, la maggioranza del gruppo ha votato contro Orbán, nonostante il suo partito, Fidesz, ne faccia parte, mentre la minoranza, tra cui Forza Italia, ha difeso il leader ungherese. Chi si è schierata compatta a fianco di Orbán è stata la Lega di Matteo Salvini, al contrario dei 5 Stelle, l'ennesima crepa all'interno della maggioranza di governo. Spetterà al premier Giuseppe Conte indicare la linea dell'Italia sulle sanzioni a Budapest. Vincoli di bilancio da rispettare, programma di governo, si combatte su questi punti il confronto tra il vice premier Di Maio e il ministro Tria. Reddito di cittadinanza, priorità assoluta dei 5 Stelle, revisione della legge Fornero sulle pensioni e flat tax, a cuore alla Lega, da varare nonostante i vincoli di bilancio. È la sfida per la prossima manovra, che tra un mese dovrà essere presentata a Bruxelles. Una partita difficile sotto gli occhi vigili del ministro dell'economia Giovanni Tria, che cerca di rassicurare i mercati ripetendo che gli impegni con l'UE saranno rispettati, che il contratto di governo si attuerà, ma con gradualità. Cautele che poco piacciono agli azionisti dell'esecutivo, soprattutto ai 5 Stelle, timorosi che alla fine, a essere ridimensionato, possa essere il reddito di cittadinanza. La tensione tra il Ministero dell'Economia e i vertici del movimento è alta. Ieri un lancio di agenzia che raccontava di un pressing pentastellato nei confronti del ministro e attribuiva a una fonte qualificata del movimento la frase «ci aspettiamo 10 miliardi per il reddito di cittadinanza o chiederemo le dimissioni di Tria» ha fatto esplodere il caso con lo spread in salita. Caso rimasto aperto nonostante le smentite.
anche perché lo stesso vice premier Luigi Di Maio aveva avvertito che il reddito di cittadinanza si farà o il governo avrà problemi. La prima fase della partita 3 tra Ministero dell'Economia, 5 Stelle e Lega si giocherà sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza da presentare entro il 27 settembre. Portare la soglia del deficit dallo 0,8% previsto dal governo Gentiloni al doppio, l'1,6%, significa poter contare su 10 miliardi di euro con i quali finanziare tanto l'avvio del reddito di cittadinanza quanto la revisione della Fornero. Tutto a posto, non vi preoccupate. La produzione industriale fa registrare una brusca frenata mentre cresce l'occupazione, anche se per lo più parliamo di contratti a tempo determinato. A certificarlo è l'Istat. Tra giugno e luglio scorso la produzione industriale è calata dell'1,8%, dell'1,3% rispetto invece a un anno fa. Sono i dati Istat più aggiornati e la frenata ha già allarmato tutti i settori economici, perché lo stesso istituto statistico ci dice come le ragioni del fenomeno affondino le radici in una crisi che viene dal passato. Se torniamo al 2016, infatti, troviamo la prima inversione di rotta dell'indice produttivo uno stop, che riguarda tutti i comparti, a cominciare dall'automobile, penalizzata con forza, ma anche l'agroalimentare, che da tempo invece dava ottimi risultati, ora rallenta. L'estate, si sa, non è un periodo favorevole per questo genere di conti, ma l'elemento stagionale non basta certo a giustificare lo stallo. Se la tendenza dovesse continuare, si allontanerebbe quindi l'obiettivo di una soglia minima dell'1,1% di prodotto interno lordo, indispensabile per lavorare in sicurezza sulle prossime manovre finanziarie. Sul fronte lavoro invece sfioriamo il 60% di occupati, toccando i livelli pre-crisi del 2008. Si tratta di un incremento rispetto al trimestre precedente, ma ancora una volta occorre registrare un allargamento ulteriore dell'impiego a termine, un po' più di posti, ma sempre più precari, con un aumento del 17%. Ma anche le donne con un impiego crescono, così come gli ultra cinquantenni che per effetto della riforma pensionistica devono rinviare l'uscita dal mondo del lavoro. Ieri alla Camera sul decreto mille proroghe è arrivata la prima richiesta di fiducia per il governo Conte, tra le proteste delle opposizioni che contestavano la legittimità della richiesta, visto che non ci sarebbe stato un apposito Consiglio dei Ministri. E sempre ieri è arrivato un duro richiamo da parte del Capo dello Stato per il rispetto delle leggi, soprattutto per chi ricopre ruoli pubblici ed istituzionali. Politici, ha detto Mattarella, non sono al di sopra delle leggi. Nessun cittadino è al di sopra della legge, ha detto Mattarella. Ha ragione, ha risposto Salvini, nessuno è al di sopra della legge. Almeno a parole sembrerebbe quasi esaurito qui lo scambio a distanza tra Lega e Quirinale, arrivato dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del segretario della Lega per le direttive impresse sullo sbarco di oltre 100 migranti dalla nave Diciotti. Dopo, oltretutto, che lo stesso Salvini aveva fatto un passo indietro rispetto all'iniziale attacco alla magistratura. Io sono stato eletto, aveva detto, loro no. Se non che Salvini dice comunque altre cose. Dice che nel rispetto della Costituzione e dell'impegno preso con gli italiani continuerà a chiudere i porti a scafisti e trafficanti di esseri umani, con tanto di invito o magari sfida. Indagatemi e processatemi, io vado avanti. Segnali evidenti che lo scontro invece è tutt'altro che risolto. Le minacce arrivate ai magistrati, la protesta dei parlamentari leghisti a sostegno di Salvini ne sono segnali chiari, e che basterà poco per riaccenderlo in una situazione in cui il governo giallo-verde dimostra sul terreno dei migranti di proseguire e addirittura rafforzare la linea Minniti. È il punto del resto sul quale il governo esibisce la sua faccia più compatta. Ieri lo stesso presidente del Consiglio Conte ha ribadito: noi non accoglieremo più migranti, e sul quale gli inviti del Presidente della Repubblica all'Unione Europea in tema di accoglienza appaiono ancora troppo flebili per poter parlare di effettive convergenze. Un qualche riflesso di questo contrasto istituzionale sulle contraddizioni interne della maggioranza potrebbe arrivare magari sulla stessa partecipazione alla missione NATO nei paesi baltici, alla quale l'Italia partecipa con un contingente di circa 160 uomini. Militari che Sergio Mattarella saluterà personalmente domani al termine di una visita di 2 giorni in Lettonia, un segno della fedeltà atlantica, più volte ribadita anche dal Premier Conte, ma definita da Salvini una follia inaccettabile. E torniamo a Strasburgo, perché il Parlamento europeo ieri non si è occupato soltanto del caso Orban, ma si è occupato anche del copyright, il cosiddetto diritto d'autore, dando il via libera alle nuove leggi. Vediamo.
Quella scritta ieri dal Parlamento europeo potrebbe essere una pagina storica sulla strada della regolamentazione del Far West che regna sovrano sul web in tema di tutela del diritto d'autore e relativa remunerazione. Questo, almeno se il voto di 24 ore fa, sarà coronato dal successo dei negoziati, lunghi presumibilmente almeno un anno, con il Consiglio dunque e con gli Stati membri. Al secondo tentativo, una prima proposta di direttiva era stata bocciata lo scorso giugno. A Strasburgo la riforma del copyright è passata con 438 sì e 226 no. Tra i contrari, i parlamentari europei di Movimento 5 Stelle e Lega, che hanno motivato il loro no con la difesa della libertà del web. In realtà è difficile sostenere che la normativa approvata ieri metta un bavaglio alla mitologica rete. Cerca infatti di garantire una qualche forma di remunerazione per i contenuti editoriali, televisivi, cinematografici e musicali. In pratica, i giganti del web, da Google a Facebook a tutti gli altri, sarebbero chiamati a pagare chi detiene i diritti sul materiale protetto da copyright che mettono a disposizione. Il testo esclude esplicitamente le piccole e micro imprese del web, il caricamento di contenuti sulle enciclopedie online che non hanno fini commerciali, così come i semplici collegamenti ipertestuali. Infine, autori e artisti potranno esigere una remunerazione supplementare da chi sfrutta le loro opere, nel caso il compenso corrisposto originariamente venga considerato sproporzionatamente basso rispetto ai benefici che ne derivano. Ed ora il crollo del ponte di Genova. Domani sarà trascorso un anno esatto da quella tragedia. Oggi intanto il Consiglio dei Ministri dovrà votare il decreto. Approda oggi in Consiglio dei Ministri il decreto urgenze per Genova, che dovrebbe contenere 16 articoli, compresa l'istituzione di zone speciali, come quella per il porto, messo in crisi dopo il crollo del ponte Morandi. Tra le proposte che verranno esaminate, aiuti ai privati, sconti fiscali, sostegno alle piccole e microimprese, sviluppo del trasporto pubblico, esenzioni per chi ha immobili o attività nella zona rossa e la sospensione fino al 2019 delle notifiche di cartelle e della riscossione dei tributi. Sarà il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione, che verrà stabilito in seguito con un decreto del Presidente del Consiglio, a definire gli interventi urgenti per l'affidamento dei lavori per il nuovo viadotto sul Polcevera, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga. Ieri il PM Terrile ha ascoltato Antonio Galatà, la Didispea, come persona informata sui fatti. La Guardia di Finanza avrebbe trovato corrispondenza informale tra Autostrada e Spea, dove si parlava delle criticità del ponte Morandi già nel 2015, contenuti discordanti insomma rispetto alle comunicazioni ufficiali. Bisognerà capire quanto discordanti. Proprio nel 2015 Autostrade aveva chiesto il progetto per l'intervento strutturale sul viadotto. Ci sono voluti 3 anni per metterlo su carta, chiedere approfondimenti prima al CESI, poi al Politecnico di Milano e quindi all'Università di Genova, bandire una gara, aspettare l'ok del Ministero delle Infrastrutture. Poi il ponte è crollato e ora si cerca ogni indizio per stabilire le responsabilità. Il procuratore capo di Genova Cozzi si è sbilanciato sulle date in cui potrebbe svolgersi l'incidente probatorio. Ma l'incidente probatorio, la richiesta è partita, sono state fatte dalla Guardia di Finanza con un lavoro straordinariamente celere e preciso, le notifiche alle persone sottoposte alle indagini e adesso devono essere notificate le parti offese, però credo che se tutto va bene i tempi per l'incarico dovrebbero essere di poco successivi, diciamo al 20 di settembre. Domani, venerdì 14 settembre, alle ore 11.36, ad un mese esatto dal crollo, Genova si fermerà per ricordare le 43 vittime della tragedia. Nel capoluogo ligure è atteso anche il premier Giuseppe Conte. E naturalmente, come ci ricordava Paolo Colombo, domani sarà trascorso un mese da quella tragedia del 14 agosto. Noi continuiamo con la cronaca perché ci sono 7 avvisi di garanzia nell'inchiesta sulla tragedia delle gole del torrente Raganello, in cui il 20 agosto morirono 10 persone. Sono i sindaci di Civita, San Lorenzo Bellizzi e Cerchiara di Calabria, il presidente del Parco Nazionale del Pollino, un dirigente dell'ufficio Biodiversità dei Carabinieri Forestali e 2 guide escursionistiche, gli indagati per la tragedia del torrente Raganello, nella quale il 20 agosto scorso morirono 10 persone. Secondo la procura di Castrovillari furono commessi errori e omissioni. Gli indagati sarebbero responsabili a vario titolo di non aver applicato le misure e gli interventi preventivi per evitare la morte di 9 escursionisti e una guida travolti prima da un
un temporale e poi da un'ondata di piena che li ha trascinati anche per 5 chilometri. 11 i feriti, tra i quali una bambina di 9 anni. Altre 23 persone si salvarono, aggrappandosi con tutte le loro forze alle rocce e ai rami degli alberi. Le vittime provenivano da Puglia, Lombardia, Campania e Lazio. Insieme a loro perse la vita anche una delle guide più esperte delle gole delle Raganello, che aveva partecipato alle operazioni di Rigopiano. I reati che vengono ipotizzati dai PM di Castrovillari sono di omicidio colposo e lesioni colpose, inondazione colposa e omissione di atti d'ufficio. Subito apparve evidente che quel 20 di agosto venne sottovalutata l'allerta gialla che era stata diramata dalla Protezione Civile e che avrebbe dovuto sconsigliare quella escursione in uno dei luoghi naturalistici più visitati della Calabria. La questione pedofilia che sta investendo la Chiesa. Oggi il Papa incontra i vertici dell'Episcopato statunitense. Il Pontefice intanto ha convocato per il mese di febbraio una riunione straordinaria. Mancano ancora 5 mesi, ma la strada verso la grande riunione di febbraio è stata tracciata. Papa Francesco incontrerà i capi delle conferenze episcopali per parlare della piaga della pedofilia, degli abusi sui minori. Scandalo planetario per la Chiesa di Roma che Francesco intende affrontare alla radice, senza reticenze. Oggi il Papa riceverà il capo dei Vescovi americani insieme al presidente della Commissione Pontificia Antiabusi, il Cardinale O'Malley. Proprio mentre una ricerca condotta dalla Conferenza Episcopale Tedesca, le cui anticipazioni sono state rivelate dallo Spiegel, parla di oltre 3.600 minori, per la maggior parte maschi, preadolescenti, abusati sessualmente dal secondo dopoguerra fino al 2014, ad opera di oltre 1.600 religiosi. Dopo gli scandali, anche il cardinale di Washington, Donald Wuerl, avrebbe già parlato con Francesco di possibili dimissioni, perché bisogna cercare di voltare pagina, ma secondo Francesco occorre anche cercare rimedio, riparazione, fare ciò che è necessario per guarire le ferite e restituire vite a tanta gente, le vittime. Una posizione espressa dal Papa a fine agosto ad un gruppo di gesuiti a Dublino, in una delle terre maggiormente piagate dal fenomeno, frutto di una riflessione ripresa dal Pontefice e condivisa con il Consiglio dei Cardinali prima della convocazione ufficiale del Sinodo Episcopale straordinario. Altra spina nella Santa Sede, di cui si torna a parlare, la vicenda legata alla gestione del coro della Cappella Sistina. Francesco ha autorizzato un'indagine sugli aspetti economici e amministrativi condotta dalla magistratura vaticana. Un nuovo scandalo che coinvolgerebbe il direttore amministrativo e il direttore del coro della Cappella Sistina, sospettati di uso disinvolto anche per fini personali dei soldi ricavati dai concerti. Le ipotesi di reato sono riciclaggio, peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato. E adesso lo sport con il calcio, ma non quello giocato direttamente sui campi in erba. Caviglie e burocrazia infatti stanno rubando la scena alle competizioni agonistiche. Vediamo perché. Tribunali, giudici, avvocati, presidenti di squadre e vertici dello sport. Sono gli opposti protagonisti di una partita estenuante che si gioca fuori dai campi e che più dovrebbe avvicinarsi al triplice fischio, più in realtà rimanda a tempi supplementari. Dopo che il collegio di garanzia del CONI aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ripristinare la Serie B a 22 squadre, consentendo così al campionato cadetto di continuare come era cominciato con 19 club e alla Serie C di aprire finalmente la sua stagione dal 19 settembre, ieri il Tribunale Nazionale della Federcalcio, che avrebbe dovuto pronunciarsi sul primo dei ricorsi dei club coinvolti, nella fattispecie quello del Catania, ha disposto il rinvio della discussione al 28 settembre, in modo da accorpare i ricorsi delle altre società che si sono aggiunte al club etneo. Come dire che più che ai tempi supplementari la situazione sembra essersi avviata ai rigori ad oltranza. E come se non bastasse lo scontro più o meno sotterraneo tra un governo dello sport che vuole fare partire le competizioni ad ogni costo e i club che già oggi attendono risposte dai tribunali amministrativi regionali preparando nel contempo richieste risarcitorie multimilionarie, ci sono altre grane da risolvere. La Procura federale ha nuovamente presentato la richiesta di penalizzazione di 15 punti contro il Chievo Verona per il caso delle plusvalenze fittizie da applicarsi al campionato in corso, confermando anche i 3 anni di inibizione per il presidente Campedelli. Le stesse sanzioni erano state già presentate in luglio, ma erano state stoppate per un vizio di forma, la mancata audizione di Campedelli ora effettuata.
Tra tutti gli intrecci, ieri almeno una querela è stata risolta, contemperando regole e buonsenso. L'assemblea di Lega di Serie A ha autorizzato la Fiorentina a derogare alla norma sulla standardizzazione delle fasce da capitano. Sarà così possibile utilizzare la fascia commemorativa di Davide Astori, il giocatore scomparso improvvisamente lo scorso 4 marzo, mentre era in ritiro con la squadra. 7:48 minuti, il telegiornale finisce qui, qualche istante di pubblicità, poi tornano le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi c'è il dibattito condotto da Alessandra Sardoni. A tutti voi una buona giornata, grazie, ci vediamo domani.